abbiamo sposato in pieno questa opportunità che vede impegnati un gruppo di giovani migranti che sono arrivati nel nostro paese, qui in provincia di Pisa, su San Giuliano Terme, ed hanno dimostrato la disponibilità a poter contribuire, diciamo, con loro impegno all'accoglienza che hanno ricevuto. E noi di buon grado, quindi, abbiamo ritenuto di poter dar loro una mano per spiegare un po' quelli che sono i concetti base, no? Di un'agricoltura, quindi immaginare un percorso che potesse dare degli strumenti operativi per domani, ecco. Sono giovani, tra l'altro tutti giovani studenti, laureati, e devo dire che si sono impegnati molto in questi mesi, perché il progetto parte dall'anno scorso. Noi abbiamo avviato, ecco, anche grazie al Parco di San Rossore, che ha messo a disposizione un'area, un terreno. Noi abbiamo provveduto a farlo dissodare, a dare anche delle informative con i nostri imprenditori su come avviare una coltivazione di ortaggi, e quindi i ragazzi hanno cominciato a fare questa esperienza. Ora, domani sarà un po' il momento clou, nel senso che il frutto del loro impegno, del loro lavoro, verrà portato all'interno del nostro mercato, di quello che è il più grande mercato che abbiamo in provincia di Pisa, che è quello di Via Aurelia a Pisa, il mercato di Campagna Amica, dove a fianco agli imprenditori agricoli loro venderanno questi prodotti. Ecco. Poi nel tempo c'è da dire anche che abbiamo provveduto a fare degli incontri di natura più tecnica, quindi una formazione, quindi al di là del campo, anche una formazione su quelle che sono le normative che regolano in Italia la produzione e la commercializzazione dei prodotti. Quindi normative di carattere fiscale, oltre che naturalmente di carattere poi tecnico, proprio da poter operare poi in campo con gli strumenti che l'agricoltura moderna oggi ci mette a disposizione. Cioè, avete fatto, direttore, quello che si diceva una volta, cioè gli avete insegnato un mestiere, tra virgolette. Abbiamo voluto insegnare un mestiere, ma devo dire, ecco, ci è stato chiesto, e di buon grado, credo che sia anche compito nostro, compito delle organizzazioni, delle associazioni, dei sindacati, poter, ecco, dare questa opportunità. Di buon grado, come Coldiretti, con il nostro progetto di Campagna Amica, la scorsa settimana abbiamo terminato un progetto con l'Istituto Santoni di Pisa, mm-hmm, dove abbiamo avuto una decina di ragazzi che hanno affiancato le nostre imprese nei mercati e hanno condiviso con loro il rapporto col consumatore, oltre ad avere la possibilità, ecco, di sapere come vive un imprenditore agricolo, qual è la sua giornata tipo. Ecco, anche questo progetto lo abbiamo svolto con molto molto piacere, perché riteniamo che l'agricoltura oggi, grazie alla multifunzionalità, stia dando veramente al paese delle opportunità, sia da un punto di vista proprio culturale, ma anche ed economico.